Perché è una presa in giro? Sai perché è una presa in giro? Perché hanno detto facciamole queste 40 unità lavorative che poi per una catena di produzione non bastano 40 persone, eh? In sintesi 40 persone non bastano per fare una catena di produzione, prima cosa. Seconda cosa, li facciamo entrare questi 40 persone, intanto tutte queste persone qua le calmiamo e se ne usciranno di qua e domani questa fabbrica lavorerà. Bravo, bravo. E noi staremo di fuori. E se il sindacato viene qua a dire le stesse parole che ha detto lei, noi non siamo d'accordo, non siamo d'accordo su questo. Accordi di programma non ne vogliamo perché non ci fidiamo. Non è importante chi arriva prima, chi arriva dopo. L'importante è che la riunione è stata fatta tutti insieme. Ma come giustifichi il fatto che non arriva pure il Tommaso? Non è interessante, può essere condiviso o non condiviso. Sta di fatto, ragazzi, che questo è il massimo che siamo riusciti a ottenere. Questo è il massimo. Chiede, stai Tommaso? Sulla base, ma diciamo, della discussione, come è stata? Chiede, stai questo posto di casa? No, no. Chiede, stai? E stessa cosa che lui dice. E fa lo puttano Tommaso, come lui c'era? Guarda, io ti sto dicendo soltanto quello che io ho visto nella trattativa. Niamo dimenati, niamo battuti con la testa a testa, questo è il massimo siamo riusciti a ottenere. Il cuore del problema mi pare che lo conosciamo tutti qual è. La discussione di oggi è stata una discussione che è andata avanti dalle 4 alle 8 di questa sera, dove Adelchi era rigido rispetto alla sua posizione che aveva. Tutti, dalla vicepresidente della Regione Puglia, all'assessore al lavoro, alla provincia di Lecce, alle organizzazioni sindacali. Alla fine qual era? Se non si sblocca questa situazione, dopodiché siamo in un punto di stallo, dopodiché non ci sono soluzioni. Spingiamo le spalle tutti e torniamo a casa.